cazzo sono? Sono sveglio. Non mi ricordo di essermi svegliato. Ma che cazzo? Kruger. Pronto carabinieri, qual è il sì, problema? Pronto. Salve. Credo che qualcuno mi stia inseguendo. Mi può dire nome e indirizzo per cortesia? Sì, mi chiamo Jonathan Cruz, abito al... Ciao, Jonathan. Kruger. In persona. Sto ancora dormendo, vero? Indovinato. Tranquillo, non sono qui per ucciderti, per ora. Cosa vuoi? Girati e ti spiegherò tutto. Ho bisogno che tu mi faccia un favore, sappiamo entrambi che non puoi rifiutare. Ascoltami molto attentamente. Perché proprio io? Perché sei l'unico che si ricorda di me in questo momento. È così che ti ho raggiunto. Ehi raga, ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata del Games Report. Oddio, credo che dall'ultima siano passati circa 10.000 anni o comunque giù di lì. Oggi si parla di Nightmare. Inutile dire che è una delle saghe cinematografiche horror per eccellenza, tanto da farvi scagazzare nei pantaloni appena la guardate. Comunque ultimamente ho avuto modo di rivederne l'1, e il 2, e il 3, e il 4, il 5, il 6, il reboot, Freddy vs. Jason. Mi ci sono appassionato parecchio, sì. Secondo me è una di quelle saghe molto molto fighe che però, essendo un film horror degli anni 80, non è che faccia... è fatto benissimo per l'amor di Dio, ma non è che faccia più di tanto scagazzare. L'unico che mi ha fatto venire qualche brivido è effettivamente il reboot che ha a Nightmare on Elm Street, che ha portato Nightmare al livello degli horror di questi tempi. Ma comunque, a parte questo, analizziamo Nightmare. Per chi non conosce la storia, ma ne dubito, è praticamente questo tizio chiamato Freddy Krueger che a un certo punto della sua vita impazzisce e inizia a uccidere i bambini utilizzando strumenti di tortura, soprattutto un guanto che ha degli artigli molto fighi, direi. Viene soprannominato, fantasia portami via, lo squartatore di Springwood. Dopo un po' viene beccato, ed è strano dato che è ambientato in America, ma ovviamente per un errore di procedura viene rilasciato. L'errore di procedura sarebbe che il giudice si era dimenticato di firmare delle carte? E voi lasciate uno che ha ucciso dozzine di bambini? Grazie America! I genitori dei figli ovviamente non contenti. Aspetta, ho detto i genitori dei figli. Riformulo la frase: i genitori dei bambini che sono stati uccisi da lui, ecco così è meglio, ovviamente vogliono farsi giustizia da soli, vanno a casa sua e lo incendiano. Letteralmente gli danno fuoco non solo alla casa, anche a lui. A lui mica si lascia abbattere così. Provate i genitori che avrebbero attaccato i loro figli dove non avrebbero potuto proteggerli. Nei loro sogni. Perché vi racconto tutto questo? So che il Games Report tecnicamente è uno show che parla di videogiochi, appunto. E come ho detto prima, qualche tempo fa ho avuto la possibilità di riguardarne tutti i film. Non so se capita anche a voi che magari quando riguardate qualcosa vi risveglia dentro quei ricordi, i ricordi di quando li avete visti la prima volta. Mi è tornato talmente tanto in mente che appena l'ho visto ho detto: cazzo, devo fare un gameplay su Nightmare. Così vado su internet, digito Nightmare videogioco e non trovo niente.
un po' strano, direi. Infatti mi sono detto, è impossibile che non abbiano mai fatto un videogioco su Nightmare. Così ho cercato anche nei meandri più oscuri di internet, ma alla fine ho trovato qualcosa. Sul serio? Sul serio mi volete paragonare questo a questo? No, perché guarda, vedo la somiglianza in maniera... è possibile che dagli anni 80 a oggi non abbiano mai fatto un gioco su Nightmare? Intendo un gioco recente. Tu sei brutto. E non di te, ma è un film vecchio. Scusate, se hanno appena fatto un videogioco su Alien Isolation, che è un film altrettanto vecchio. Tra l'altro non è il primo videogioco che fanno su Alien, per dire. Sinceramente mi sono interrogato sulle possibili cause per il fatto che non abbiano mai fatto un videogioco su questo film, ma non ne provo. Il film è una figata. Immagino solo che figata di gioco potrebbe uscire. Porca troia, un horror in prima persona, ambientato in questo mondo. È la fine del mondo, cazzo! Poi vogliamo parlare anche soltanto della storia, o comunque anche soltanto del personaggio di Freddy Krueger. Dio santo, la madre di Freddy, che non mi ricordo come si chiama, è stata violentata in un manicomio dopo il nato lui. La madre è morta durante il parto. È stato affidato al genitore un cazzo di alcolista, come era ovvio. Lo picchiava, lo maltrattava, gli faceva di tutti i colori. Come se non bastasse anche il cazzo di bully, perché se non ci sono i bulli in un film che tormentano il cazzo di poveri Cristo non è un film. Insomma, Kruger, vedendosi tutta questa gente addosso che lo maltrattava, lo picchiava, nessuno che lo capiva, già dai 19 anni inizia ad avere squilibri mentali, infatti inizia a uccidere piccoli animaletti. Perché? Incredibilmente da adulto si sposa. Questa sinceramente non l'ho mai capita. E tra l'altro credo sia lei, perché è l'unica che piange quando i bulli stanno incendiando il posto dove era, che tra l'altro non è l'incidente dove è morto, era già stato incendiato anche da ragazzo. Bravo Freddy! Comunque riesce a conquistarla chissà come. Credo che più o meno la battuta sia stata: vuoi vedere la mia collezione di coltelli? In ogni caso riesce a sposarsela, anche a farsela, perché alla fine hanno anche una figlia. Ascoltami signora, se sei trattenuta contro la tua volontà sbatti due volte le palpebre. Comunque un giorno la moglie scopre qual è il suo hobby e Kruger, ovviamente da un figlio di puttana qual è, la uccide strangolandola. Best love ever. Insomma, tutto questo per poter dire, è una figata di film. Perché cazzo non ci fanno una figata di gioco? Mettiamo insieme la grafica di oggi in prima persona, i jumpscare, quello che si potrebbe fare anche con la trama soltanto di questo film, e ovviamente col personaggio di Freddy, più santo viene una figata di gioco. Bene ragazzi, la puntata di oggi del Games Report è finita. Se a voi il video non è piaciuto più di tanto, fate vedere al vostro amico che sapete che è appassionato della serie di Nightmare, lui capirà. Intanto vi invito a iscrivervi e a lasciare un mi piace, anche alla pagina Facebook che trovate qua in descrizione. Ricordo che mi piace si fa così e non così. Quello che ci penso, Freddy Krueger mi deve un favore. Condividete il video. Altrimenti buona fortuna questa notte. Ciao a tutti, ragazzi.